L'oscillazione di un pendolo, che si presenta come moto armonico, può essere studiata con l'ausilio dell'analisi di un video tramite un programma chiamato tracker. Mettiamo in oscillazione il pendolo e filmiamo questa oscillazione con una macchina fotografica nella modalità telecamera. Filmeremo due o tre oscillazioni complete. E andremo a acquisire questo video con un computer. Una volta acquisito il video, andiamo a considerare quali fotogrammi utilizzare. Partiremo per esempio da questo, fotogramma numero 9. Faremo in modo che vengano registrate due oscillazioni complete, quindi ci fermeremo a questo fotogramma 144. Introdurremo questi numeri nell'apposita mascherina. Ora proveremo a considerare il video ogni quattro fotogrammi. Abbiamo bisogno degli assi di riferimento che metteremo in questa zona e considereremo l'asse orizzontale. L'unità di misura è in influente, per cui non abbiamo selezionato una particolare lunghezza di riferimento, perché a noi interessa semplicemente il moto da osservare che sia di tipo armonico, cioè la modalità armonica. Selezioniamo un punto di massa, per esempio il chiodo che sta alla base del pendolo, e quindi lo identificheremo con questo puntino e proviamo a vedere che cosa succede quando andiamo a segnare la posizione del pendolo ogni volta che il fotogramma presenta una nuova configurazione. Ci accorgiamo già dai primi fotogrammi che l'andamento è di tipo sinusoidale e quindi questo mette in evidenza la caratteristica di moto armonico del moto del pendolo.